Facci archivio e pensi a stanze grigie piene di libroni impolverati. Vedi l'archivio di Stato di Como e cambi idea, perché è un'esplosione di colori, motivi floreali, temi astratti, palle di Natale, rose rosse, conchiglie, cavallucci marini. Non soggetti di opere d'arte, ma tessuti. Sono quelli del Fondo Filande e Tessiture Costa di Como, azienda tessile nata nel 1940 da una costola della celebre famiglia di armatori, che ha fornito la materia prima ai più grandi couturier del tempo e permesso agli anni 50 di diventare l'età dell'eleganza. Oggi una mostra sceglie questo nome per presentare al pubblico l'intero processo creativo della moda, dall'idea al disegno, dalle prove su stampa al tessuto, fino all'abito vero e proprio. Ci sembrava che, ragionando su quelli che sono stati i momenti topici della produzione tessile comasca, della nascita del distretto comasco, gli anni 50 davvero rappresentassero un momento di svolta, e le Filande Tessiture Costa, con la loro produzione di eccellenza, lo hanno dimostrato. Protagoniste delle prime sale sono le invenzioni di André Brisson de Meret, designer svizzera che la ditta Costa volle tra i suoi collaboratori insieme ad altri artisti e disegnatori di fama internazionale, tra cui il pittore Manlio Roth. L'ispirazione veniva da fiori e frutti di stagione, pellicce e lampadari di cristallo, che si trasformavano prima in stampe fantasiose di seta, shantung e taffetà, poi in vestiti raffinati. Tra i pezzi in mostra, alcuni sono stati offerti dalle signore di Como, che all'epoca li comprarono direttamente da Costa. Oltre all'abito da sposa e a quelli da giorno, ai foulard e alle sciarpe, tutti degni di un film con Audrey Hepburn, spiccano l'abito da cocktail dai toni tenui di Cristobal Balenciaga e quello rosso modello concerto di Christian Dior. Ma il clou della mostra è l'abito di Hubert de Givenchy, della primavera estate 1953, di cui al mondo esistono solo altri due modelli. Ritrovato nei magazzini della sartoria Tirelli di Roma, è esposto al pubblico per la prima volta, accuratamente disposto su una scalinata, che ricrea l'atmosfera del luogo in cui venne forse indossato veramente. Una sartoria teatrale ha dei criteri diversi da quelli che sono i criteri di un museo. Loro negli anni hanno acquisito gli abiti perché servivano poi per le produzioni cinematografiche, e nel momento in cui venivano acquisiti, le etichette originali venivano rimosse dai capi d'abbigliamento. Quindi in alcuni casi il modello era talmente eclatante che si è risaliti immediatamente al sarto, in altri casi, come quello del vestito che noi abbiamo messo in mostra, si trattava di abiti in cui l'etichetta era stata rimossa, il vestito nel corso del tempo si era parecchio rovinato, quindi era stato accantonato, e chiaramente non c'erano gli elementi per stabilire chi fosse l'autore del modello. Fortunatamente noi in questo periodo abbiamo lavorato tanto sui figurini di moda, sulle riviste di moda italiane e francesi, e quindi ci è stato facile capire immediatamente di che modello si trattava. L'età dell'eleganza è a Villa del Grumello a Como fino al 27 giugno.